Allora, terzo tempo, dopo una brutta partita, in campo come l'avete vissuta? Ma se facessero il loro dovere l'arbitro sarebbe meglio, diciamo. Perfetto. Brutta su ogni fronte. Diciamo, noi immaginiamo in un contesto... Vagliato su tutti, ma gli arbitri devono imparare a gestire, sì, le partite. Sono d'accordo. Ok, diciamo... questo. Ah, io sono felice di essere venuto a onorare il ragazzo per il memoria. Sì. Grazie, Cristo. Infatti, diciamo, vista da fuori, insomma, non è piaciuta. Sono d'accordo con quello che dicono gli altri. La partita era equilibrata all'inizio, degli errori arbitrali hanno innervosito la partita. Questo ci sta. Però chiedo scusa per il momento di memoria. Ecco, il fatto di dire anche ai genitori. Il fatto di chiedere scusa, diciamo, la dice un po'. Diciamo, quindi non ci sono stati errori degli arbitri, ma anche reazioni forse inconsulte. Matteo, dai. Per quanto riguarda la partita, per sé. Per tutto il resto, sì, sarebbe bello venire per onorare il ragazzo, certo. Okay. Concordo sul memorial per il ragazzo. Siete tutti d'accordo. Gianfranco, vieni Gianfranco. Che partita vista da fuori, però aspettate, ragazzi. Quello che è sparito da di là, No, dai, ragazzi, per favore, questa volta aspettate. Allora, Gianfranco, hai visto una partita o una cosa? Molto nervosa. Troppo nervosa, forse, per essere una finale di un memorial. Sì, bravi tutti e due, però si sono lasciati prendere dal nervoso. Allora, Ivana. Tanto questi ragazzi sono, diciamo, più o meno hanno l'età di Daniele, se fosse stato con noi, quindi ecco, diciamo, ascoltiamo anche... No, io ho sentito una partita molto... Troppo sentita. Molto sentita, molto... però fa parte appunto dell'età. Penso che sia una cosa che quando uno ci tiene tanto a raggiungere... Diciamo, io sono sempre per cercare di guardare il lato positivo, quindi forse è troppo importante per loro vincere questo trofeo Daniele Pucci. Sentita talmente tanto la cosa che diciamo gli ha fatto un po' perdere. Sì. Ettore, vieni Ettore. Sentiamo anche il presidente dell'UNICEF presente alla finale. Concordo con quanto detto dai due. Diciamo, la responsabilità della finale è stata sentita, forse un pochettino troppo agonisticamente, però complimenti. Ecco, quando c'è diciamo, l'agonismo. Siamo sempre il lato migliore della situazione. Complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato per questo tipo di manifestazione di ricordo. Ragazzi, diciamo, stiamo parlando anche per voi. Allora, diciamo, da portiere, diciamo, brutta partita anche da parte tua. Sì, poteva essere, diciamo, con toni più bassi. Con meno agonismo, diciamo, forse, no? E meno istigazioni. Anche istigazioni. Diciamo, ci sono state un po' di tutto quello che è, diciamo, che non è piaciuto. Bruno? No, la partita è stata intensa e forse un po' troppo. Perlomeno per l'ambiente che si doveva ricordare. Comunque poi tutto è finito bene, insomma, quindi va bene così. Infatti, come dicevo prima, sottolineiamo l'aspetto positivo. Se è ammesso che sia positivo questa voglia di vincere questo trofeo Daniele Pucci, infatti, però alla fine magari Daniele preferiva... diciamo un comportamento, sì, più pacato. Un pochino più pacato, ma insomma, quando si gioca l'agonismo viene fuori, non c'è niente da fare. L'importante è che poi alla fine si finisca in questa maniera qui. Ecco, infatti ci ho tenuto a che ci sia il terzo tempo, e lì si vede veramente la persona. Una volta fatti tre fischi... La cosa più bella è giocare a calcio per un valido motivo, questo lo era. La partita è tirata perché nelle finali si è sempre tirati, però poi siamo qua a parlarne, quindi finisce sempre tutto bene. Quindi per me è stata una bella esperienza. Un'esperienza, diciamo, che fra l'altro è un mese e mezzo quasi, sì, che, esatto, che si gioca. Due trofei abbiamo vinto, dai, va bene. Vabbè, te pensi alla vittoria, pensa alla vittoria e meno alla, diciamo, poi magari dirò qualcosa anch'io sul finale. Allora, anche se si è vinto, però non bisogna dimenticare lo scopo della partita. Questa cosa che è proprio passata di mente a tanti, sì, giocatori in campo, sì, secondo me. Compreso forse Eugenio. Chiedo scusa per il mio caratteraccio.
Vabbè, chiedi scusa, vabbè, ma meglio prima di la finale è così, cioè nel senso tanto abbiamo preso noi i colpi, li abbiamo dati, magari se purtroppo le finali sono così, il calcio è antagonismo. Perché poi alla fine vi siete abbracciati poi, le due squadre avversarie. Effettivamente alla luce de, però chiunque in campo, chi gioca è così, lo sa, chi gioca a pallone è così. Alla fine fa parte del vero? Importante, però l'importante è il motivo, la motivazione la che siamo qua. Tutti in pace. Bene, allora Eugenio, prendi te la telecamera, perché poi mi vuole avvicinare in mezzo a Ivano e Bruno. Vi avvicinate anche i capitani, per favore, così magari insieme. Vediamo. Grazie mille a voi. Vorrei, ora non dico prendere sempre l'ultima parola, però a conclusione di tutta la manifestazione, calcio a 8, la partita del cuore Pallacentro, che hanno partecipato tanti giocatori del Livorno Calcio, e adesso questa serata la finale del calcio a 5 per Daniele Pucci. Diciamo, vorrei chiuderla in questa maniera qui. Ci sono stati lati positivi, lati negativi, abbiamo vissuto malissimo la finale quando vediamo giocatori bravi che conosciamo personalmente e individualmente molto bravi, però in campo l'agonismo li fa dimenticare che è lo scopo della presenza qui in campo, e credo su questo si concorda. Almeno la nostra presenza qui a fare il terzo tempo dimostra che possiamo ripartire dai nostri errori per fare meglio per le prossime volte. Quindi un abbraccio ecumenico, come siamo abbracciati tutti quanti intorno ai genitori di Daniele. Deve arrivare a casa una bella Daniele. Un applauso a tutti i partecipanti, presenti e non. Quindi noi vi diamo appuntamento. Vi diamo appuntamento per la prossima edizione, cercando di fare meglio, imparando dai nostri errori. Nostri errori. Grazie a sé, grazie a tutti, grazie a voi. Grazie a tutti. Ora esclusivamente con l'acqua. Grazie mille. Io le ho vinte tutte stasera. Ma me ne frego. Me ne frego, siamo stati. Sicuramente, però non era quello che volevo in una finale, non così. Vi chiedo scusa a nome di tutta la squadra e soprattutto a nome mio. Nessun problema.